Via Torno a Como. Dopo la frana, la strada è stata riaperta, ma le famiglie evacuate per sicurezza restano fuori casa, probabilmente fino a sabato mattina. Il tratto interessato dallo smottamento è ancora osservato speciale. Oggi nuovo incontro tra i tecnici e i dirigenti del comune di Como, al termine del quale è stato definito che sono necessari ulteriori interventi per la messa in sicurezza del versante franato, per i quali ci sarà bisogno di chiudere la strada nelle notti tra giovedì e venerdì e tra venerdì e sabato tra mezzanotte e le 4 del mattino. Resta garantito soltanto il passaggio dei mezzi di soccorso. Le quattro persone residenti nell'immobile proprio di fronte al cedimento, allontanate dall'abitazione in via precauzionale, rimangono in albergo, fa sapere Palazzo Cernezzi. Ieri sono state accompagnate dai vigili del fuoco a recuperare gli effetti personali, ma per motivi di sicurezza non rientreranno almeno fino a sabato, fa sapere l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Michele Cappelletti. Nelle due notti in cui scatterà la chiusura, i residenti potranno percorrere la via fino al civico 49 per chi proviene da Como e fino al civico 54 per chi arriva da Blevio. La frana si è staccata lunedì pomeriggio e la via Torno era rimasta chiusa ai veicoli e ai pedoni fino a notte per consentire le operazioni di pulizia e sgombero della carreggiata e soprattutto di messa in sicurezza, anche perché dal cantiere privato sovrastante era stato necessario rimuovere due escavatori, uno in particolare è rimasto pericolosamente in bilico dopo il cedimento.